ciao a tutti, sono Manuela Monti, sono 41 anni, sono pavesissima e biologa ricercatrice. Ho studiato in università qua a Pavia biologia, mi sono poi dottorata in bioingegneria e bioinformatica e si può dire che da quasi 20 anni faccio ricerca. Ho finito il liceo scientifico, un quinta grande dilemma: che cosa faccio in università? Finché mi è venuta questa idea di iniziare biologia, a studiare biologia, per cui ho intrapreso il percorso di 5 anni, allora erano 5 anni interi, dopodiché mi sono dottorata e dopo di tutto a Pavia, finché un bel giorno mi sono detta basta, io a Pavia non ci voglio più stare, sono partita, quindi sono rimasta un po' negli Stati Uniti, in entrambe le coste, prima da una parte, poi dall'altra, quindi sui due oceani, e sono fatto un passaggio per l'Inghilterra, Cambridge, e qualche periodo, ahimè troppo breve, perché mi sarebbe piaciuto star di più, in Giappone a Tokyo, per poi tornare insomma qua a Pavia. I miei maestri ispiratori posso dire che sono due. Il primo è sicuramente Piero Angela, perché sin da bambina guardavo alla sera Quark, Super Quark con mio papà, e credo che quello sia stato un po' ciò che mi ha spinto a poi iniziare biologia. E il secondo maestro, il mio professore di zoologia, che ho incontrato al terzo anno in università, quando in una bellissima aula storica ha mostrato la cellula uovo, quindi per la prima volta l'ho vista proiettata su uno schermo gigantesco, e da lì ho avuto l'illuminazione, si può dire, per cui ho iniziato a studiarla anch'io. La differenza l'ha fatta sicuramente il mio percorso di studi, quindi a partire dal terzo anno di biologia, lo devo dire, appunto da queste famose lezioni di zoologia, e sicuramente il periodo all'estero, perché credo che avere l'opportunità di incontrare persone che hanno un background, un percorso di vita e di studi completamente diverso dal tuo, sia quello che ti arricchisce principalmente per te, per la tua crescita, per la tua persona in primo luogo, in secondo luogo per la tua carriera insomma professionale. Chi fa oggi la differenza è chi secondo me ha tempo da dedicare alle altre persone e chi sa ascoltare le altre persone, cosa che a mio avviso è una dote assai rara, quindi nel momento in cui si trovano quelle persone non bisogna più lasciarle.